Allora, arrivano a sentirti con lei. Cosa? Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in periodo antecedente al maxi processo, precisamente negli anni fra il 75 e l'80, ricordo di aver istruito un procedimento che riguardava una delle estorsioni fatte a carico di talune cliniche private palermitane. Ah, però pronto, se possiamo sospendere un istante. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Mangano non doveva appartenere a Cosa Nostra, si sa che niente. Buscetta e Contorno. L'uomo d'onore di che famiglia? L'uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, cioè di quel personaggio capo della famiglia di Forza Nuova, famiglia alla quale originariamente faceva parte lo stesso Buscetta. Si accertò che il Vittorio Mangano, ma questo già risultava dal procedimento precedente che avevo istruito io, e risultava altresì da un procedimento, cosiddetto procedimento Spatola, che Falcone aveva istruito negli anni immediatamente precedenti al maxi processo, che Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, che i traffici di droga conducevano le famiglie palermitane. E questo Mangano Vittorio faceva traffico di droga a Milano? Vittorio Mangano, se ci vogliamo limitare a quelle che furono le emergenze probatorie più importanti, risulta l'interlocutore di una telefonata intercorsa fra Milano e Palermo, nel corso della quale lui, conversando con altro personaggio delle famiglie mafiose palermitane, preannuncia o tratta l'arrivo di una partita di eroina, chiamata alternativamente, secondo il linguaggio convenzionale che si usa nelle intercettazioni telefoniche, come magliette o cavalli. Comunque lei, in quanto esperto, lei può dire che quando Mangano parla di cavalli al telefono vuol dire droga? Sì, tra l'altro questa tesi dei cavalli che vogliono dire droga è una tesi che fu asseverata nella nostra ordinanza istruttoria e che poi fu accolta al dibattimento, tanto che Mangano fu condannato al dibattimento del maxi processo per traffico di droga. E Dell'Utri non c'entra in queste storie? Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo, per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. A Palermo? Sì, credo che ci sia un'indagine che attualmente è a Palermo, con il vecchio rito processuale nelle mani del giudice istruttore, ma non ne conosco i particolari. Dell'Utri, Marcello Dell'Utri o Alberto Dell'Utri? Non ne conosco i particolari, potrei consultare avendo preso qualche appunto, cioè si parla di Dell'Utri, Marcello e Alberto, entrambi. Sì. I fratelli? Sì. Quelli della Publitalia, insomma. Sì.
Perché c'è, se ricordo bene, nell'inchiesta della San Valentino un'intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri in cui si parla di cavalli. Ah, bene, la conversazione inserita nel maxi processo, no, no, se non piglio e vero, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo, quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve capitare due cavalli, mi deve se capita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro l'albergo. C'è un socio di Marcello Dell'Utri, tale Filippo Capisada, che dice che questo Dell'Utri gli è stato presentato da uno della famiglia di Stefano Bontate. A Palermo, sia la città della Sicilia dove le famiglie mafiose erano più numerose, si è parlato addirittura in certi periodi almeno di 2000 uomini d'onore, con famiglie numerosissime, la famiglia di Stefano Bontate sembra che in certi periodi contasse almeno 200, si trattava comunque di famiglie appartenenti ad una unica organizzazione, cioè Cosa Nostra, e quindi i cui membri in gran parte si conoscevano tutti, e quindi è presumibile che questo Rapisarda riferisca una circostanza vera. Poi Rapisarda ne ha sentito parlare? Rapisarda, solo dall'esistenza di Rapisarda non me ne sono mai occupato personalmente. Perché a quanto pare Rapisarda, Dell'Utri erano in affari con Ciancinino tramite un tale Alamia. Che Alamia fosse in affari con Ciancinino è una circostanza da me conosciuta e che credo risulti anche da qualche processo che si è già celebrato. Per quanto riguarda Dell'Utri e Rapisarda non so fornirle particolari indicazioni, trattandosi, ripeto sempre, di indagini di cui non mi sono occupato personalmente. Non gli sembra strano che certi personaggi, individuati industriali come Berlusconi, Dell'Utri, siano collegati a uomini d'onore tipo Vittorio Mangano? All'inizio degli anni 70 Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico delle sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali. Una massa enorme di capitali dei quali naturalmente cercò lo sbocco. Cercò lo sbocco perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Quello mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi. È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Se noi non si scompone a Mondanussi e a Passon Pilato, se il dato è scritto. Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Si è detto che ha lavorato per Berlusconi. Non le saprei dire in proposito, anche se dico, debbo far presente che come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo, perché ci sono addirittura, so che ci sono addirittura ancora delle indagini in corso in proposito, per le quali non conosco addirittura quali degli atti siano ormai conosciuti o sensibili e quali debbono rimanere segreti. Non questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque è una vicenda che non mi appartiene, non sono io il magistrato che se ne occupa, quindi non mi sento autorizzato a dirlo nulla.
Che c'è un'inchiesta ancora aperta. So che c'è un'inchiesta ancora aperta. Sono Manganù. E Berlusconi. E Berlusconi. A Palermo.